scritti. Salve, sono Emma e ho deciso di condividere con voi questa storia assurda che ancora oggi non riesco a spiegarmi. Dunque, io e i miei nonni durante l'inverno risiediamo nel centro di una delle più belle città toscane, Siena. Ma durante l'estate, quando il caldo torrido si insinua tra i vicoli e penetra all'interno dei palazzi, ci spostiamo in una splendida tenuta sita nelle campagne senesi, al riparo dalla festiva. Il borgo consiste nella villa padronale abitata da me e i miei nonni, ed altre abitazioni di media grandezza che la mia famiglia in estate adibisce a case vacanza per coprire le spese. C'è poi al centro dell'agglomerato una piccola chiesa, quasi inutilizzata. Le celebrazioni avvengono solo in qualche rara occasione. La chiesetta è oggetto di numerose visite da parte di tanti turisti e ciclisti di passaggio, e mio nonno ne custodisce le chiavi nonostante i custodi legali siano una congrega di frati appartenenti ad una parrocchia non distante dal posto. Un pomeriggio di alcuni anni fa mi trovavo in giardino, intenta a stendere alcuni capi di biancheria, quando mio nonno spuntò da uno dei balconi della villa chiedendomi gentilmente di uscire dal grande cancello ed entrare nella chiesetta, al fine di recuperare la chiave del portone, depistata su un tavolino dagli ultimi visitatori. Acconsentì subito e mi accinsi a raggiungere il piazzale di acciottolato, seguita da Fortunato e il mio cane. Quel giorno il caldo sembrava voler sciogliere ogni cosa. Una volta raggiunto il portone, feci per accedere all'interno della struttura e notai che Fortunato si era fermato alcuni metri prima di me e mi stava fissando con la coda e le orecchie rigide, pronte a captare ogni tipo di spostamento aereo. Lo chiamai ripetutamente, ma nulla, non volle saperne di seguirmi. Anzi, scappò a gambe levate, guaendo disperatamente. Lasciai perdere, pensando che non si trattasse di qualcosa di importante. Entrai e subito, nella penombra, tipica dei luoghi di culto, scorsi qualcosa. La chiesa consiste in un'unica stanza, a base longitudinale, con alla fine un piccolo altare incorniciato da un'abside. Ed è lì che vidi una figura incappucciata che pareva quasi fluttuare a pochi centimetri da terra. Stropicciai gli occhi pensando di sognare, ma stranamente la persona, somigliante ad un monaco, era sempre lì e si accingeva a raggiungere la piccola sagrestia accanto all'altare. Ero come immobilizzata. Subito pensai che si trattasse di uno dei frati custodi della chiesa e così tornai di corsa da mio nonno per avvertirlo della presenza. Lui mi guardò incuriosito e mi disse che non poteva essere possibile dato che l'intero ordine si trovava adesso in seminario, fuori dall'Italia. Mi convinsi che fu tutto frutto della mia immaginazione e lentamente me ne tornai sul posto. Una volta all'interno, non mi fermai davanti al tavolino con sopra la chiave, ma proseguì la navata, con l'intento di accedere alla sagrestia e verificare o smentire la visione di pochi minuti prima. D'altronde non ero sicura che fosse tutto frutto della mia immaginazione. Quella stanza è molto angusta e tetra. Entrando, possiamo vedere frontalmente un quadro raffigurante un uomo torvo in viso, soprastante ad un piccolo confessionale. Una luce flebile gialla illumina il tutto, e sulla sinistra una vecchia sedia impagliata incornicia una piccola scrivania in legno, disordinata. Più nulla. Feci qualche passo necessario per attraversarla tutta, e constatai che lo strano monaco fluttuante non era all'interno. Quasi sollevata feci per girarmi, ma il pesante portone in legno massiccio che separa la navata dalla sagrestia, restato aperto per anni ed anni, si chiuse fragorosamente alle mie spalle. Pensai nel panico più totale che il vento non sarebbe potuto essere stato così forte, e poi
Quel giorno l'aria era statica. Feci un respiro e provai ad aprire il portone. Nulla, era bloccato. Presi la rincorsa per quanto fosse possibile con quello spazio a disposizione e dispensai calci e spallate a quel portone di legno, che però non si muoveva e anzi pareva essere più duro che mai. Subito mi giunse in mente un pensiero inquietante. Solitamente le porte chiuse hanno una piccola camera d'aria tra la serratura e il solco in cui è inserita, che una volta urtata produce un suono sordo e secco. Quella porta rimaneva rigida, non si spostava neanche di un po', come se dall'altro lato ci fosse stato qualcuno appoggiato alle assi. Respirai a fondo, in preda alla disperazione. Per sbaglio, urtai la maniglia di ottone con il gomito e, come per stregoneria, la porta si aprì, perfettamente oliata e scorrevole. Ero quasi incredula e, senza pensarci un attimo, corsi verso l'uscita e, fermandomi per prelevare la chiave, ebbi come l'impressione che alle mie spalle le panche della chiesa fossero gremite da monaci incappucciati, intenti nella celebrazione di una qualche messa. I canti gregoriani risuonavano nella mia testa come un chiodo fisso. Scappai più veloce possibile, verso il giardino, verso mio nonno. Ancora oggi, a distanza di tempo, ho difficoltà a rientrare in quel posto. Grazie per il vostro ascolto.